thinks that we're finished. He thinks that we're done. He thinks that it's over. His battle is won. Ha! He thinks that we're finished. But we aren't true. Stop and think, my friends, what would Harry do? For Harry never gave up the fight. Harry stood up for what is right. Well, now it's our turn, our turn. Make a joyful sound. Voldemort is going down. Ciao a tutti, mio nome è Sara e benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo ultimo video del 2018, in particolare in questa ultima video recensione per la Harry Potter Readathon 2018. E lo so, per tutte le altre recensioni mi sono sempre vestita da Harry, ma non ce la faccio, sono emotivamente scossa perché ho appena finito questo libro, quindi dovete stare con me, la mia bellissima vestaglia di Harry Potter, sembra un mangiamorte però con questa cosa, vabbè. Comunque, oggi siamo qui quindi per la recensione di Harry Potter and the Deathly Hallows. Non vi posso assicurare che sarà una recensione seria, perché l'ho finito 10 minuti fa o anche meno. Sento ancora il bisogno di piangere e di lasciare i miei sentimenti. Una piccola premessa, non avevo mai riletto questo libro. Quindi per me è stata la mia primissima rilettura della serie, dopo 5 anni dalla mia lettura originale. Inoltre, avevo letto gli ultimi 3 talmente tanto ravvicinati, cioè che ne finivo uno e iniziavo l'altro, che per me erano tutti e 3 un misto, cioè da L'Ordine della Fenice, Il Principe Mezzosangue e questo per me erano un unico libro, quindi tante cose me le ero perse e credo di non aver apprezzato abbastanza il libro la prima volta che l'ho letto. Ora come ora gli ho dato 5 stelline su 5 e per me 5 stelline su 5 vuol dire essere il mio libro preferito, anche se non so se considerarlo il mio preferito, però mi sa di sì. Tutto ciò che accade, ogni pagina, ogni parola, per me è stata un'emozione, non riuscivo a smettere di leggere e per me è abbastanza. Ma facciamo come al solito trama, finale, personaggi. La trama di questo libro ovviamente fin dall'inizio si capisce che sarà la trama finale, che questo è l'ultimo, anche se ovviamente si sapeva, ma si intuisce già da tutto quanto quello che succede. Ci ritroviamo a Harry scosso dopo la morte di Silente, lo ritroviamo a salutare i Dursley e per me quel saluto è stato bellissimo, vedere come anche un personaggio così marginale come Dudley sia riuscito a crescere, a diventare una persona migliore. A me fa piangere perché io sono una persona sensibile. Queste morti, cioè dai primi capitoli, secondo me fanno già capire l'intento che avrà la storia, che è quello di non lasciare nessuno vivo, ed è una cosa che secondo me non tutti i libri riescono a fare, non tutti gli autori hanno il coraggio di uccidere i propri personaggi per paura del rigetto dei lettori, quando invece io trovo che la Rowling abbia sempre avuto noncuranza da questo punto di vista, che però per me è una cosa positiva, o comunque non tanto noncuranza ma più intelligenza nel sapere quali personaggi far morire. Edwige certo c'ha questa funzione simbolica per Harry, però è comunque una parte di lui. Dall'altra parte abbiamo Moody, che comunque è un personaggio che abbiamo visto relativamente poco, ma comunque la sua morte è fondamentale per la trama, e secondo me le scelte di morte che fa lei, che sono sempre coraggiose, sono sempre anche molto intelligenti. Poi arriva la parte in cui Harry sta con i Weasley, che ho trovato una parte sì molto interessante dal punto di vista più che altro dei personaggi e quello che loro cercano di fare, di capire quello che devono fare, ma secondo me la parte più interessante, per quanto abbia amato il matrimonio di Bill, per quanto abbia amato rivedere Crewe, tutte queste cose molto belle, sentimentali eccetera, e soprattutto ho adorato anche Irema Dora, sono tutte cose che comunque vanno al di là della trama, perché sono cose che piacciono a me, ma che a volte sono un pochino buttate lì, come la cosa di Irema Dora per esempio, l'ho trovata un pochino buttata lì, ma di questo parliamo un pochino dopo, su una cosa che mi ha fatto notare una mia amica, ma aspettate. Appunto, secondo me la parte interessante arriva quando loro iniziano il loro viaggio. So che è una parte che tantissimi trovano noiosa, quando loro iniziano a vagabondare tra prima Greenwood Place e poi, nelle varie foreste, perché è vero, è molto ripetitivo e non succede quasi niente, o comunque succedono le cose ma molto lentamente, però è una parte che a me ha interessato molto. Credo che la cosa che ho amato di più sia stata proprio la trama, soprattutto di questa prima parte, quindi fino più o meno alla
morte di Dobby. E credo di aver amato tanto questo libro, come ho amato tantissimo Goblet of Fire, perché è un libro con una trama differente dalle altre. Non che io non amassi le altre, adoro andare a Hogwarts, però questo tipo di trama aveva il compito di puntare sui personaggi, sulla loro personalità e su far brillare le loro caratteristiche. E infine tutta la seconda parte, quindi dalla morte di Dobby a loro che praticamente vanno alla Gringot, a loro che arrivano ad Hogwarts, l'ho trovata una parte molto più veloce e dinamica, anche perché accade relativamente in poco tempo, ma l'ho comunque tantissimo apprezzata e trovo che la Rowling abbia davvero questa capacità di fare storie decenti, almeno aveva la capacità qui quando ha scritto questo libro. Quello che secondo me lei ha fatto un pochino di sbagliato in questo libro, che appunto mi ha fatto notare Veronica di Mangiapagine, è stato il fatto che in questo libro si volesse mettere troppa carne al fuoco, ed è vero. Abbiamo un sacco di punti di domanda durante il libro che ci vengono dati dalle prime pagine oppure andando avanti con il libro, e tu sei lì che aspetti per poi avere lo spiegone finale. A me in ogni caso è piaciuto, trovo però che questa riflessione sia vera da fare. Solamente nella prima parte del romanzo c'erano talmente tante domande su tutte queste cose che loro dovevano fare, ha messo insieme Horcrux e i Deathly Hallows, i Doni della Morte, insieme, e non sapevi cosa fare, c'erano troppe cose, cosa pensare su Silente, cosa di chi era il Patronus, tutte queste cose qui, erano un sacco di cose, cosa che succede anche negli altri libri, certo, però in questo secondo me c'è stato quasi uno step in più di sempre più cose che lei voleva spiegare, che però secondo me non potevano essere spiegate in un altro momento, perché se pensiamo a tutto lo spiegone finale non poteva essere fatto in nessun altro momento, non avrebbe avuto lo stesso valore che poi ha avuto qui alla fine del libro. Parlando del finale, quindi dalla battaglia di Hogwarts in poi, è stato un parto per me, ci ho messo tipo 4 ore a leggerlo, realmente 4 ore, però credo che sia un bel finale, anche se io non ho apprezzato proprio il finale in sé, ma mi spiego meglio perché è molto complicato. Ho molto apprezzato tutto quanto da quando c'è il ritorno di Percy, che in realtà è il capitolo prima, però vabbè, ho apprezzato tutti che andavano lì a combattere, ho apprezzato ogni momento, ogni personaggio, ho amato quello che succede tra Harry e Draco, ho amato qualsiasi cosa che è successa nella battaglia che Harry ha deciso di fare. L'ho apprezzata tantissimo. Quello che non ho apprezzato in realtà, e a cui però io non mi sento di dare una connotazione negativa, so che per tantissime persone lo è, quando un finale è brutto o non era come lo ci si aspettava, stiamo a dare un rating molto basso. Io invece credo che questo sia il finale che una serie così si meritava, cioè se io l'avessi letto la prima volta col finale che volevo io l'avrei buttato fuori dalla finestra. Quindi apprezzo moltissimo questo finale, però credo che fosse un finale troppo happy ending, pensando però a come la saga, da come è partita a appunto come è finita. Il finale è giusto, ma non era quello che io mi aspettavo, ecco, mettiamola così. Partiamo da come io volevo che finisse il libro. Io avrei apprezzato una storia in cui Harry moriva e basta, perché non sono una grande fan della gente che torna in vita, non lo apprezzo mai nei libri e non l'ho neanche tanto apprezzato qui, però qui ha un senso. Allo stesso tempo, appunto, come ho detto, una scelta giusta per la trama, farlo sopravvivere. Solo che 19 anni dopo mi hanno sempre deluso, non riesco a farmi piacere quel capitolo. Per quanto sia bella la frase All was well e tutto quanto, non lo so, non mi piace. Non so se è perché è appunto un finale che non ho apprezzato fino in fondo, ma che io lo accetto perché è così e non posso cambiarlo, o se c'è qualcosa in cui 19 anni dopo che non mi piace, come se ci fosse qualcosa di sbagliato, ma non riesco a capire cosa. Non so se sono le coppie, non so se è proprio la scena in sé che non mi piace, però allo stesso tempo è emozionante. E ora, prima di parlare dei personaggi, vi lascio al disagio mio mentre piango leggendo le ultime pagine, tutta l'ultima parte del finale. Se non vi interessa, skippate. C'è Snape che sta morendo, ma io non sto piangendo per Snape, sto piangendo per quello che sta facendo Harry. Perché? Perché dopo tutto quello che Snape gli ha fatto, Harry non vuole che lui muoia da solo, e per me è un gesto enorme. Io lo so cosa c'è adesso, c'è la morte di Lupin, nonché uno dei miei personaggi preferiti. Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Great. So great. Oh my god, I'm dying. I wanna die.
Tornati qui, parliamo dell'ultima categoria, ossia i personaggi. Credo che questo sia un libro in cui l'importante sono sia la trama sia i personaggi. Quello che io ho sempre detto riguardo Harry Potter è che secondo me è un libro dove i personaggi hanno più importanza della trama. Certo, c'era ovviamente la trama, però era sempre molto statica e l'abbiamo notato perché è sempre Harry, Hogwarts, studiare, qualcosa succede, c'è un mistero e in qualche modo bisogna risolverlo, ma quel mistero veniva sempre risolto alla fine. Ed è così anche in questo libro, ma ho trovato che questo libro avesse molto più potenziale per quanto riguarda i personaggi, perché appunto, come dicevo prima, tutta la parte in cui loro sono nelle varie foreste a Grimmauld Place non è tanto importante quello che fanno proprio come azione intrinseca, ma è più importante quello che fanno come personaggi, cioè come agiscono come persone. E non sono solamente i tre del trio, non sono solamente Harry, Ron ed Hermione che in questo libro mostrano quello che realmente sono. Abbiamo Ron che finalmente ammette di sentirsi inferiore a Harry. Certo, l'aveva già ammesso in Goblet of Fire, ma qui è ancora più ovvio quando lui distrugge l'Horcrux. Abbiamo Hermione che si mostra finalmente non capace di fare tutto e anche e soprattutto si dimostra come una persona chiusa di mente, come aveva detto il papà di Luna, ed è l'unica cosa con cui io e Hermione non siamo compatibili. Io credo di avere una mente molto più aperta rispetto a Hermione, ma si è dimostrata una persona con così tanti difetti che però la rendono comunque un personaggio magnifico. E poi c'è Harry che io veramente non capisco come le persone fanno a dire che Harry come personaggio fa schifo, perché io vi giuro che in questo libro Harry ha dato il meglio di sé. Ci sono talmente tante porzioni di questo libro in cui Harry dimostra di essere non solo coraggioso, non solo di essere un buon amico, non solo di essere una brava persona, ma anche di essere intelligente e di essere pronto a dare tutto per il bene superiore, perché lui era pronto a morire per tutti gli altri, non sapendo neanche cosa sarebbe successo dopo, non essendo certo di quello che sarebbe successo dopo. E io lo trovo una persona talmente bella che non riesco a concepire come voi in generale possiate dire che Harry è un brutto personaggio, che è stupido o che fa schifo, perché credo che davvero chi dica queste cose non abbia davvero letto i libri. Ci sono talmente tante cose che Harry fa in questo libro, che Harry dice, che a mio parere lo rendono il personaggio più bello della serie proprio dal punto di vista di personalità. Non dico che è il miglior costruito, quel posto è per Snape e per Silente, ma lui è sicuramente il personaggio più bello. Ma non abbiamo solamente lui, abbiamo anche appunto Silente, Snape, Voldemort. Secondo me anche lui è uno dei personaggi più riusciti in questo libro, lo vediamo in diverse sfaccettature attraverso le visioni di Harry, attraverso l'ultima parte del libro dove lui diventa ciò che realmente è. Quello che ci fa capire la Rowling è che è un personaggio che è intelligente ma non è saggio. Ma io sono soprattutto rimasta scioccata quando Harry gli dice prova rimorso e lui non sa cos'è. È un personaggio così tanto inumano che lo rende un personaggio fatto davvero molto bene. In questo devo davvero fare i complimenti alla Rowling, perché sapete quanto io non ami la Rowling, però secondo me nella creazione dei personaggi è davvero molto molto brava. Ovviamente non andrò a parlarvi di ogni personaggio della serie, tutti i personaggi sono cresciuti in questo libro o si sono dimostrati per quello che realmente sono, hanno dato tutto di loro ovviamente per la situazione in cui erano messi, ma in questo libro si è proprio dimostrato, si è fatto risplendere quello che i personaggi sono. E infine vorrei parlare di una cosa di cui in realtà non ho mai parlato, che sono le tematiche. Harry Potter non è mai stato un libro che ha portato tematiche super serie fino ad adesso, secondo me. Nel senso, certo, era sempre un libro per ragazzi che aveva quelle tematiche che sempre siano nei libri per ragazzi, ma credo che in questo libro, più che in tutti gli altri, ci si possa ritrovare anche nella nostra modernità, in quello che sta succedendo adesso, qui, in Italia, nel mondo. Ed è secondo me il libro più moderno, dove io ho trovato frasi che quasi mi spaventavano per la loro connessione con la nostra realtà. Migliaia di parallelismi col nazismo, con quello che si è fatto durante il nazismo. Mi ha proprio scioccato vedere, anzi rivedere, ciò che sta succedendo in questo momento in un libro di fantasia, o comunque anche un libro fantasy, se così possiamo dire. Non dico che sia il primo libro che l'ha fatto o l'ultimo che lo farà, però per me è stato molto importante leggere di queste questioni, leggere tutto questo odio verso il non puro sangue, vedere come persone che inizialmente erano contro Voldemort ora lo apprezzino o diventino un loro seguace solamente per la situazione di guerra in cui sono. È un libro che sa giocarsi il mondo creato mettendolo nel mondo
mondo reale. E questa è sicuramente la cosa che ho apprezzato di più insieme ai personaggi. Sicuramente ci sarebbero un sacco di cose di cui si potrebbe parlare, personaggi di cui potremmo discutere, parti del testo di cui potremmo parlare e fare qualsiasi cosa. Quindi se volete qua sotto facciamolo, perché sono sempre pronta a discutere su Harry Potter sia nel bene che nel male. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato quest'anno a questa 2018 re-edition di Harry Potter. Per me è stata super importante, perché quest'anno è stato veramente un anno bruttissimo e rileggere questi libri mi ha portato un po' di felicità, quindi sono davvero felice di averli riletti, e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Il mio amore per Harry Potter è immenso e io non so neanche spiegare perché o quanto questa serie sia importante per me, anche se mi viene detto spesso: ma ti piace Harry Potter? Ma insomma, hai 21 anni. Non mi interessa. Per me è molto più di una serie di libri, è molto più di... mi viene da piangere. Però per me è molto più della storia di un ragazzino che scopre di essere un mago. È molto di più. Quindi vorrei elogiare la fine di questo, di questa avventura con una canzone. Ho sempre iniziato queste recensioni con una canzone. E ce n'è un'altra che è il giusto finale, perché le parole sono talmente giuste per quello che io provo per questa serie. Quindi andiamo. I don't wanna see you go, but it's not forever, not forever. And even if it was, you know that I would never let it get me down. You're the part of me that makes me better wherever I go. So I would try not to cry, but no one needs to say goodbye.